Salve a tutti, in questo video vi volevo mostrare una funzione di Finale 2007 che ho scoperto personalmente e trovo molto interessante e utile. È una funzione che ci permette di scansionare tramite scanner gli spartiti in formato cartaceo e trasformarli in formato digitale per poi andarci a lavorare sopra in seguito. Quindi, per fare questo apriamo Finale 2007. Saltiamo la finestra di avvio perché vi voglio mostrare una semplice configurazione da fare del programma. Quindi clicco sopra Chiudi. Ora clicchiamo sopra File, Scansione Smart Call Light e selezioniamo la sorgente. In questo caso selezioniamo il nostro scanner. Seleziona la sorgente. Questo programma mi dava precedentemente il mio Acer Orbicam, che sarebbe la mia webcam, e naturalmente non andava bene per scansionare gli spartiti. Ora seleziono Canon MP160, che sarebbe il mio scanner. Clicco sopra il tasto Seleziona e il primo procedimento è stato terminato. Ora riclicco sopra File e sopra Scansione Smart Call Light e Acquisisci. Ora aprirà i driver del mio scanner, cioè il software che ha il mio Canon. Eccolo qua. Facciamo scansione. Questa era l'anteprima già che avevo fatto precedentemente. Possiamo rifare l'anteprima. Ecco. Ci ridà l'anteprima perché dentro il mio scanner ho inserito questo spartito. Ora riclicco sopra scansione e aspettiamo che carichi, che scansioni. Finale ci chiede se abbiamo altre pagine da scannerizzare. No. In questo caso clicco sopra no. L'immagine della vostra pagina è stata salvata in una cartella temporanea, ci dice. Questa è un'informazione di Finale che ci aiuta. Clicchiamo sopra OK. Questo è il programma Smart Call Light. Aggiungi file dall'elenco. Ora clicchiamo sopra Aggiungi file dall'elenco. Ci trova pagina 1. Questa è la pagina che abbiamo appena scansionato. Però se noi nel computer avevamo già delle pagine non di immagini, ma appunto PDF, lui riconosceva anche i file PDF, che sarebbero i libri digitali che apriamo normalmente con Acrobat. Però per aprirli, bisognava fare questa semplice operazione. Tipo di file, selezionavamo e facevamo ogni tipo di file e riconosceva anche i file PDF. In questo caso, in questa cartella, FIN 9, che sarebbe la cartella temporanea, non abbiamo inserito dei file PDF, per cui non ce le rileva. Abbiamo solo questa immagine, quindi selezioniamo sopra immagine e clicchiamo sopra Apri. Ora selezioniamola e ci farà un'anteprima del foglio che abbiamo appena scansionato. Ora clicchiamo sopra Inizia il riconoscimento. Lui farà un riconoscimento velocissimo, poi, tra l'altro, ed ecco fatto. Questa è già la partitura digitale che è stata estratta e scansionata da quell'immagine precedente. Per vederla, adesso la visualizzazione di Finale era visualizzazione studio. Noi facciamo visualizzazione pagina, abbiamo proprio la pagina digitale. Eccola qui. E possiamo andarla a modificare come meglio crediamo. Per esempio eliminare delle pause. Ecco, di solito qualche piccolo errore ci può essere se non è la marca del modello dello scanner non è ottima, oppure se la partitura era un po' rovinata, magari non riconosce delle armature in chiave, delle legature di valore o di espressione, oppure delle pause saltate. Quindi bisogna vederla un po', dargli un'occhiata. Mi sembra che sia tutto a posto. Ora possiamo riprodurla oppure esportarla, possiamo lavorarci sopra in pratica. Con questo video è tutto, spero che sia stato utile. Ciao e al prossimo video.